Le bevande zuccherate, oltre a far ingrassare, provocano anche i tumori? Beh, sembra quasi sia vero, oppure non lo è? Bah, bentornati su Health Me Food. Oggi volevo discutere assieme a voi di uno studio pubblicato molto di recente e che è anche uscito sui giornali nazionali ed internazionali. Lo studio sembra mettere in una stretta connessione il consumo eccessivo di bevande zuccherate e lo sviluppo di tumori, di alcuni tumori. Vediamo se è tutto vero. Prima di cominciare però vi volevo ricordare che mi trovate anche su tutti i social networks. Io sono sempre presente su Facebook, su Instagram e su Twitter e su questi social networks potete anche condividere i contenuti, questi qui se vi piacciono, per far crescere il mio canale e portare il mio messaggio salutista a più persone possibili. Bene, lo studio in questione è stato pubblicato proprio nel maggio di quest'anno, nel 2019, dal British Medical Journal. Nel calderone delle analisi sono finite, oltre alle bevande cosiddette gassate, anche quelle dolcificate con dolcificanti sintetici ed i succhi di frutta, quelli puri al 100%. Lo studio è stato condotto dalla Università di Parigi di Sorbona su un campione abbastanza ampio, circa 100.000 persone, qualcosina in più, circa 101.000, che sono state monitorate per 5 anni. Lo studio ovviamente lo trovate in descrizione qui se siete su YouTube, ma se non siete qui su YouTube e mi chiedete il link, ve lo mando tranquillamente anche via email. I ricercatori hanno rilevato che nell'ambito di un consumo molto elevato di bevande che contenessero almeno il 5% di zucchero, o anche di più ovviamente, sia se questo fosse stato aggiunto successivamente in una fase di lavorazione nella produzione della bevanda, ma anche semplicemente se è solo notevolmente contenuto e presente nella bevanda, come ad esempio nei succhi di frutta al 100%, si riscontrava un aumento percentuale in termini di sviluppo di varie tipologie di tumori. Questo era anche inclusivo di bevande che originariamente non contenessero zucchero, come ad esempio magari del tè oppure del caffè, a cui successivamente venisse aggiunto dello zucchero in più, appunto per dolcificare. Lo studio ha concluso che bere una media di 100 ml di una bevanda zuccherata con la percentuale di zucchero che dicevo prima al giorno, che più o meno sta a indicare 2 lattine a settimana di una bevanda zuccherata, aumentava l'incidenza di tumori del 18%. Per ogni 100 ml aggiuntivi al giorno, l'aumento dell'incidenza era 4 volte superiore. Dati che un poco spaventano, no? Quali tumori però venivano monitorati e svilupparsi in ma maggioranza? La maggiore incidenza era data dal tumore al seno, con un'incidenza del circa 32% totale su 2.193 casi riscontrati di tumore. Poi circa il 13% era dato da tumore alla prostata e l'8% erano i tumori al colon. A seguire il 42% era dato da altre patologie diverse di tumore. Vediamo anche di capire come sono stati analizzati i prelevati dati. Il campione è stato sottoposto a questionari conoscitivi. I questionari erano 5, per cui una volta all'anno e valutavano sia i dati personali, come ad esempio età, sesso, lavoro e ovviamente quelle abitudini alimentari dello stile di vita, e ci si è concentrati su chi consumava bevande zuccherate e succhi di frutta al 100% e chi invece usava bevande con dolcificanti artificiali. Circa il 45% delle persone utilizzava succhi di frutta al 100%. Quelli che invece che bevevano le bevande zuccherate erano circa il 36%, infine chi usava bevande dolcificate con dolcificanti sintetici era circa il 19%. Dalla ricerca cosa ne è venuto fuori? Beh, ne è uscito che la porzione di popolazione che usava bevande con dolcificanti artificiali non aveva un incremento sostanziale di tumori rispetto alla media, mentre le altre due categorie erano quelle a sviluppare più tumori, e questo un po' potrebbe spaventare. Ora, per cui, essendo uno studio scientifico, ci dobbiamo fidare alla lettera? Completamente? Dobbiamo preoccuparci? Bene, è da dire che ogni studio ha dei punti di forza e delle debolezze. Sicuramente fra i punti di forza di questo studio in particolare abbiamo il fatto che si tratta di un campione molto molto ampio, più di 100.000 persone, e di un arco di tempo sufficientemente valutabile, 5 anni. Un grande limite è però dato dal fatto che lo studio si basa sulla compilazione di questionari, per cui la incidenza di una certa percentuale di imprecisione è da tenere in considerazione nello sviluppare dei risultati. Per cui questo ci dà una prova tangibile che bere bevande zuccherate provoca il cancro, no? No, non proprio. O perlomeno non è così semplice da spiegare. Se avete tempo di leggervi tutto lo studio, potete anche vedere i ricercatori che lo hanno condotto evidenziare questi limiti. Principalmente dobbiamo tenere in forte considerazione che questa connessione fra un eccessivo utilizzo di bevande troppo zuccherate ed una maggiore incidenza di tumori è possibile, ma
non è l'unica variabile da tenere in considerazione per quanto riguarda lo sviluppo appunto delle patologie tumorali. La maggior parte dei soggetti che consumava bevande ad alto contenuto di zucchero erano, da quanto si evince dai questionari, tipicamente soggetti con una minima o bassa educazione scolastica, che erano compresi in una fascia di reddito bassa, per cui una tipologia di pezzo, se possiamo definirlo così, di campione molto ma molto particolare e ben preciso. Inoltre si tratta di un'analisi fatta nell'ovest del mondo, appunto in Francia, e per cui con una certa tipologia di stile di vita, magari soggetto a maggiori stress psicofisici, lavorativi, scarsa propensione all'attività fisica e una dieta magari particolarmente meno salutare della media generale, perché è dettata appunto da alcune regole di vita particolari. Per cui capite che se anche questo studio ci stia dando un'indicazione, non possiamo etichettarlo come uno studio che ci dia una risposta definitiva. Seppure molto probabilmente una connessione ci può essere, e sicuramente magari c'è, dovrà essere confermata da ulteriori studi e da revisioni sistematiche che tendono ad analizzare una moltitudine di altri aspetti che entrano in gioco in questo sviluppo di patologie tumorali. Per cui, qual è il consiglio generale? È che comunque dobbiamo ridurre il consumo di bevande zuccherate, perché comunque è già scientificamente provato che questo sia collegabile ad altre patologie, come ad esempio magari l'obesità o il sovrappeso, o malattie del sistema cardiocircolatorio, eccetera, quelle che abbiamo già discusso nel video dello zucchero. Questo altro punto potrebbe essere un'ulteriore spinta ad aiutarci e a farci pensare a non esagerare con lo zucchero. Ovviamente vi ricordo che non esistono alimenti buoni o alimenti cattivi, ma come sempre vi dico, abitudini buone e abitudini cattive. Voi cosa ne pensate di questo studio? Perché non me lo fate sapere magari nei commenti qui sotto? Se il video vi è piaciuto, vi chiedo sempre di lasciare un pollice in su, e se avete dubbi su questo argomento o commenti di qualsiasi altro tipo, per favore mandatemi un'email a info@healthmefood.com o lasciatemi, come dicevo prima, un commento proprio qui sotto nella sezione apposita. Seguitemi anche sotto solo forma di audio podcast di questi contenuti che potete trovare su iTunes, su Spreaker e su Spotify. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se siete qui su YouTube e cliccate sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessun contenuto e video successivo. Visitate anche il mio sito internet, che è sempre quello, www.healthmefood.com. Anche per oggi vi lascio andare, ma mi è rimasta solo la cosa più importante da dirvi, che come sempre è eat well, live well and smile, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!